Allora, il video che ho cercato di fare per presentare un po' il mio lavoro è banalmente una carrellata di opere. Ho cercato di coprire un po' il periodo della mia attività fino ad oggi e le varie tematiche che ho utilizzato, che ho frequentato. Questo significa cercare di rendere, cercare di rappresentare un periodo di un po' più di 30 anni. Il periodo, diciamo, gli anni 90, fine anni 80, anni 90, per me è stato incentrato sull'oggetto libro. Sono molte rappresentazioni che utilizzano libri reali o che ne utilizzano la forma e l'aspetto in altri materiali, bronzo, pietra, pietra serena, marmo, eccetera. Perché in questo periodo facevo soprattutto scultura, a differenza di oggi. E queste immagini, queste forme, ho sempre cercato che avessero un aspetto non troppo serioso, insomma, che fossero immagini che potessero essere tratte da una favola, perché fondamentalmente si tratta di rappresentare delle storie con personaggi abbastanza semplici e abbastanza, credo, surreali. Un altro soggetto di quel periodo è stato ed è tuttora quello del viandante. Così come quello della frammentazione, della dispersione. Il periodo successivo, fino ad oggi, credo, sono cambiati molto soggetti e anche il modo di rappresentarli. Sono entrati nelle immagini di queste storie le città, questi personaggi che chiamo giganti e un certo numero di simboli animali. In questo periodo qui poi a un certo punto ho cominciato a creare immagini multiple fatte da più soggetti diversi, più scene diverse, mescolate o sovrapposte, e questo anche un po' per la considerazione del fatto che la percezione delle immagini che abbiamo oggi è frutto di esperienze in cui ci sono, nella maggior parte dei casi, nell'esperienza quotidiana, molte immagini tutte insieme o molto ravvicinate nel tempo. E questo, al di là, come dire, di quello che ci può essere di stressante o di superficiale nella percezione, rappresenta anche in una certa misura un modo nuovo di fruire le immagini e le storie in esse contenute, perché per me le immagini sono sempre legate alle storie. E quindi ho cominciato a nascere una serie di scene multiple, composite. Poi questo è diventato sempre di più una questione di trasparenze, di sovrapposizione di immagini che traspaiono una sull'altra o che si formano, si creano una nell'altra e quindi l'elemento del collage si Poi a un certo punto ho cominciato anche a fare un certo uso di superfici create con carta pallottolata, carta di giornale, carta stampata. Thank you.
anche sculture, anche se meno, abbastanza di meno. Poi un'altra cosa che ho fatto con una certa copia negli ultimi anni è stato fare molti schizzi e molti disegni con strumenti diversi e in parte anche utilizzando supporti digitali, ma per lo più no, per lo più sono su carta.